Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di rose con verdura e pesto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, latte, lievito di birra fresco, olio evo, uovo, sale, zucchero, zucchine e peperone tagliate a listarelle e cotte in forno per 10-15 minuti. Scamorza, parmigiano grattugiato, pesto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'uovo, l'olio e il sale. Ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere la scamorza e tritare per 3 secondi a velocità 6. Mettere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Estendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere il pesto. E livellarlo su tutta la superficie. Mettere le verdure. Mettere il formaggio. Il parmigiano. Ed arrotolare aiutandosi con la carta da forno. Effettuare dei tagli da 5 centimetri circa. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, il composto è ben lievitato. Adesso spennellare la superficie con l'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta di rose con verdure e pesto. Grazie e alla prossima ricetta!